Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che dalla cripta di Santa Maria delle Grazie porta verso il convento, la clausura, la vecchia clausura, la cella di Padre Pio. E qui abbiamo tutta una serie di immagini che rappresentano queste foto, sono tutte le figlie spirituali di Padre Pio. In questo luogo per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive da Pietrelcina al suo padre lettore, Padre Agostino. Padre Agostino vuol conoscere l'esperienza che sta facendo. Siamo nel 1915, settembre 1915, e Padre Pio è ancora a Pietrelcina. Vi resterà giusto per qualche altro mese, perché a febbraio dell'anno successivo, attraverso uno stratagemma, proprio padre Agostino, insieme a padre Benedetto e ad una nobildonna foggiana, Raffaelina Cerasi, riuscirà a riportarlo finalmente in convento. E lui scrive: «Caro padre Agostino, grazie per le sue parole, per poter affrontare con maggiore rassegnazione questa durissima prova, a cui è piaciuto a Gesù di sottopormi. Ma il credeste cotesti sprazzi di luce, di lì a poco si convertirono in tenebre assai più fitte, le quali sono andate sempre più accrescendo e dal presente sono giunte a tal punto che mi sento quasi smarrito. Mi sento quasi smarrito in questa folta oscurità. Non uno spiraglio di luce, non un momento di tegola, sento venirmi meno il coraggio del pensiero di andare errato, l'idea di offendere Dio mi riempie sempre di terrore, mi paralizza le membra, anima e corpo, mi sono sempre posti sotto un pesantissimo torchio. Sento a dislocarmi tutte le ossa e al pari tempo come se venissero stritollate e maciullate. Tutti i pensieri Tutti mi dicono che sono lontano da Dio, non c'è balsamo che possa raddolcire questa piaga crudele, non c'è medicina che valga, né altra consolazione all'infuori di quella di patire un vero martirio. Padre mio, chi è tra i mortali che possa indovinare quanto sia dura questa prova a cui vengo sottoposto? Chi vi è che possa indovinare quanto sia profonda questa ferita che si è aperta nella parte del cuore? Chi vi è che possa indovinare da quale mano sia partita quella freccia? Chi vi è che possa indicarmi con quale sorta di balsamo si possa rendere meno aspro questo tormento così crudele? Ahimè, quanto sono stolto, padre mio. Se si potesse curare con meschini rimedi dell'arte umana, cesserebbe certamente di essere un male di così alta sfera. E intanto, come potrò vivere inchiodato in questo duro carcere? Ah, non è vero che la vita dell'uomo è corta qua giù, no, è troppo lunga. D'essa è infinita. E a che pro dunque restarmi io più lungamente confitto in questo mondo? Per me non c'è alcun balsamo che valga a esacerbare questa piaga crudele, se non quello di rassegnarmi per piacere anche in questo al mio dolce Gesù.